Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi nuovo video su Lanzarote. Andiamo alla scoperta delle spiagge che ci sono piaciute di più. Ma non lo faremo da qua, anche se abbiamo il mare alle nostre spalle. Ma andiamo spiaggia per spiaggia e vi portiamo con noi. Vi portiamo un po' in giro, vai. Spiaggia in cui vi portiamo, siamo all'estremo nord di fianco Orzola e siamo a Playa Caleton Blanco. Come potete vedere c'è questa sabbia chiarissima, molto pulita, che fa da contrasto a tutte queste pietre laviche nere, quindi l'impatto visivo è molto forte. Siamo in mezzo al nulla, quindi natura go go, e poi c'è l'acqua che adesso andiamo a vedere, chiarissima, quasi trasparente. Qua bisogna fare occhio a controllare le maree, infatti oggi siamo in bassa marea e vedete che il mare è molto ritirato. L'acqua è trasparente, è bellissima e a differenza di altre spiagge che vedremo è un po' più frastagliata perché ci sono tutte queste pietre, però è più riparata, quindi permette di fare un bagno più tranquillo e non essere esposti troppo alle onde. Vedete che qua si crea quasi una piscina naturale in cui fare il bagno è più piacevole, ecco. E qui c'è l'acqua che torna su, alta marea. Questi qua li troverete praticamente in quasi tutte le spiagge, soprattutto del nord, della zona ovest di Lanzarote. Sono i corallitos, che sono delle vere e proprie barriere che sono state fatte con le pietre, di modo che voi vi ci mettete in mezzo con le vostre cose e siete riparati. Una barriera naturale. Adesso abbandoniamo Playa de Caleton Blanco. Sì. Per andare alla playa a Punta Mulleres. Guarda che bel sole che sta spuntando, esatto. Bellissimo. Quindi seconda spiaggia, andiamo. Spiaggia numero 2, dove siamo? Siamo più a sud, anche perché più a nord di Caleton Blanco non si poteva andare, quindi scendiamo costa est, una bellissima strada con di fianco il mare. In 10 minuti arriviamo a Punta Mulleres, che è una piscina naturale, lo vedete poi dalle immagini, piccolina, non c'è spiaggia, infatti c'è la gente tutta un po' arroccata dove può, molto bella però, l'acqua è fantastica, ci sono proprio le classiche scale per scendere perché tutta intorno a degli scogli, ci sono i pesciolini per fare snorkeling, quindi chi è amante dello snorkeling qua può venire, scarpette forse meglio per chi le ha, per scendere, per muoversi tra i sassi, molto carina. Devo dire molto molto carina. Va bene, allora adesso andiamo a vedere la spiaggia numero 3. Alla prossima! Spiaggia numero 3, siamo alla Garita, dista solo 1 chilometro dalla spiaggia numero 2. Che si chiama ben detto? Punta Mulleres. Punta Mulleres. Come potete vedere la differenza è bella grossa, perché a differenza di Punta Mulleres, dove avete delle piscine naturali, comunque una costa frastagliata, qui abbiamo una spiaggia più selvaggia. Abbiamo molto più spazio, il mare è calmo, l'acqua è molto limpida e possiamo dirvi che è una delle spiagge preferite da me e Chiara. Sovente il pomeriggio e il mattino veniamo qua e ci rilassiamo. A differenza di tante spiagge più blasonate che vedremo in questo video, questa spiaggia è molto facile sia l'accesso che raggiungerla, è molto tranquilla ed è una delle spiagge che noi preferiamo. Quindi adesso andiamo a vedere la quarta spiaggia. Allora, nuova spiaggia, ci spostiamo totalmente, siamo sul versante sud-ovest dell'isola, a pochi passi dallo Serviderós, questa piccola spiaggia di sabbia nera, vulcanica, molto bella, il mare è un po' agitato, c'è un po' di vento, ma è veramente suggestivo con questa montagna rossa dietro. La spiaggia si chiama Playa Montana Bermeja, è molto piccola, molto riservata, però guardate che spettacolo. Ottima per i surfisti o per chi ama fare surf. Sì, però è proprio il paesaggio intorno è totalmente incontaminato e quindi la sensazione di pace è bellissimo, veramente bello. Sì, troverete pochissime persone. Bellissimo. Adesso però andiamo a vedere la penultima spiaggia e poi abbiamo l'ultima. La quinta spiaggia si trova sempre a sud di Lanzarote, è una spiaggia famosissima, la più famosa probabilmente, come non citarla, Playa de Papagayo. Allora, un popular opinion, diciamo così, Fiore, è sicuramente una bellissima spiaggia, è incastonata in una scogliera, l'acqua è limpidissima,
fa delle sfumature incredibili di blu. Non è la nostra spiaggia preferita per tanti motivi, diciamo così. Uno fra tutti, la grandezza. Noi amiamo le spiagge estese, incontaminate. L'ultima, che è la nostra preferita, noterete le differenze, così capite più o meno che tipo di spiagge piacciono a noi. Sicuramente il mare è molto bello, è anche un po' difficile da raggiungere, perché comunque ci sono circa 10 minuti di sterrato buono da fare per arrivare, perché si trova all'interno di un parco. In bassa marea l'accesso all'acqua non è neanche facilissimo. Non è neanche facilissimo, non è una spiaggia enorme, essendo molto turistica e famosa, soprattutto nei periodi di alta stagione rischia di essere parecchio affollata. Noi la citiamo perché obiettivamente è bella, non si può dire che non sia bella, ma non siamo del team siamo pazzi per Playa del Papagaio, diciamo così. O una delle 10 migliori spiagge al mondo, come abbiamo letto, anche no. Anche meno, ecco, anche meno. Dopo questo breve passaggio, per comunque farvi vedere la bellezza di questa spiaggia, che rimane obiettivamente bellissima, andiamo nella nostra preferita, chiudiamo in bellezza. Eccoci finalmente arrivati alla fine, siamo all'ultima spiaggia che vi consigliamo. La nostra preferita, tra l'altro, con una vista spettacolare sul Mirador del Rio e sull'oceano, si chiama la spiaggia di Famara. È una spiaggia per lo più per surfisti, però quando il mare è un po' più tranquillo si può fare il bagno, noi l'abbiamo fatto. Ottimo punto per vedere il tramonto. Altra chicchetta che non abbiamo messo nell'itinerario, ma abbiamo detto nel vlog, se non volete vedere il tramonto da qua, ma noi ve lo consigliamo, si può andare appunto un po' più in su, verso il Mirador. Prima c'è il Bosquesillo ed è un punto panoramico per apprezzare il tramonto qua a Lanzarote. Sì, è proprio qua sopra, sopra, sì, il massiccio di è Famara. Qua sopra, infatti, si vede tutta la spiaggia, spettacolare col tramonto. Perché ci piace tanto questa spiaggia? Un po' perché ci ricorda la Nuova Zelanda, molto wild. E poi perché a differenza di tante altre è veramente grande, veramente ampia, quindi anche se ci sono tantissime persone o tante persone, non si ha quel senso di soffocamento come si possono avere in altre spiagge tipo Papagaio, per dirne una. Quindi questa è la nostra spiaggia preferita, se venite a Lanzarote venite a vederla. Quindi da Famara è tutto, siamo giunti alla fine del video, le solite raccomandazioni, iscriviti al canale, attiva la campanella per rimanere aggiornato, 2 video a settimana, mercoledì e domenica. Vai a vedere il blog, perché da qualche settimana è uscito faibuonviaggio.com. Quindi Chiara ha dedicato tantissimi articoli a tutti i posti che abbiamo visitato. E ne arriveranno altri, quindi se volete indicazioni più precise andate lì. Se volete potete abbonarvi per supportare il nostro lavoro e tutte le informazioni che vi diamo a titolo gratuito. Avete più contenuti, avete dei contenuti extra. Niente ragazzi, noi siamo alla fine, andiamo a farci il bagno e ci vediamo al prossimo video. Fateci sapere la spiaggia che vi è piaciuta di più. È vero, scrivetecelo nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao ciao!